Questo video sarà una review seguita da makeup tutorial della palette Romantic Eye della Too Faced. La review di questa palette mi è stata chiesta su Instagram da Jessica, Verrascia Tati è il suo nickname. Ciao cara, spero di averlo pronunciato correttamente. La palette Romantic Eye della Too Faced, come vedete, si caratterizza per un packaging in cartone di dimensioni piuttosto ridotte, per cui è molto pratica da portarsi dietro, e per questo bellissimo disegno raffigurato sulla copertina. Come c'è scritto già sopra, è composta da colori estremamente classici che si ispirano proprio al romanticismo, e lo possiamo vedere dall'occhio raffigurato che appunto indica il tipo di make-up che si può realizzare con questa palette. La palette si apre e si chiude grazie a questa apertura-chiusura magnetica piuttosto robusta, e all'interno troviamo le 9 cialde e non ci sono né specchi né applicatori, per cui questo può essere per alcune un punto a sfavore. Nella parte superiore e interna del coperchio troviamo queste tre cartine che sto cercando di tirare fuori, le quali illustrano, da una parte scritto in inglese, mentre sul retro in francese, tre tipi di make-up che si possono realizzare con questa palette. E come vedete sono rispettivamente Day per un look da giorno, Classic, che è quello che io realizzerò nel make-up tutorial, e infine fashion, per cui un look più da sera. Questi tre nomi teneteli a mente, in quanto, come potete vedere, le 9 cialde della palette sono suddivise in tre file orizzontali che riprendono proprio il nome dei look che sono illustrati nelle tre cartine. Come vedete, rispettivamente dall'alto, Day, Classic e Fashion. Abbiamo Day, che è costituita rispettivamente da Soulmates, che è questo bianco burro, I Do, che è questo marroncino neutro, e Unveil, che è questo marrone intenso. All'interno di questa fila troviamo tre colori opachi sui toni del marrone, per cui adatti per creare look nude. Per quanto riguarda la fila centrale, è denominata Classic ed è costituita dalle cialde Kiss the Bride, l'illuminante rosa opaco, Cut the Cake, che è questo bellissimo colore neutro tendente al lilà e leggermente shimmer, e First Dance, che come vedete è un viola opaco molto intenso. Queste tre cialde le vedrete all'opera, come ho già detto nel make-up tutorial, e sono basate sui toni del rosa. Infine abbiamo le tre cialde fashion, che sono rispettivamente Bouquet Toss, questo illuminante di nuovo tendente al color burro, Honeymoon, un colore shimmer quasi dorato, e Ever After, un marrone shimmer molto intenso. Tutte le cialde della palette sono estremamente scriventi e sfumabili, per cui sono ombretti di elevata qualità in linea con il marchio che le produce. La Too Faced è infatti un marchio americano di grande qualità, paragonabile a mio parere alla Urban Decay. L'unico difetto che ho riscontrato in questa palette è la polverosità di alcune cialde. Mi riferisco soprattutto a Ever After, Kiss the Bride, Honeymoon e Ever After. Osservando proprio queste ultime due, potete vedere la traccia del pennello dopo averle prelevate. Però, come ho detto prima, queste cialde sono talmente scriventi e sfumabili che si può perdonare una leggera polverosità, anche perché la polverosità si manifesta soprattutto mentre prelevate il colore con il pennellino, perché poi dopo, mentre lo applicate, non è che va in giro per il viso, per cui tutto sommato, il prodotto, è comunque di grande qualità. Per cui è una palette che io amo molto. So che esiste anche nella versione denominata Natural Eye, dove ci sono solo colori nude, ma secondo me in questo caso è più completa, perché comunque troviamo anche tonalità più shimmer calde e tonalità sul rosa che ci permettono non solo di realizzare i look illustrati nelle tre cartine, ma anche di crearne di nuovi a nostro piacimento. Per cui la mia opinione finale su questo prodotto è senz'altro positiva. E nonostante il prezzo un pochino elevato, costa infatti 35,90 euro, credo sia una palette completa che meriti di essere acquistata. Il make-up tutorial mi è stato richiesto da Tiffany T1000, che saluto e ringrazio. Ho già applicato il fondotinta minerale di Neve Cosmetics su tutto il viso e la Kiko Eye Base Primer sugli occhi. Il primo colore che utilizzo è Kiss the Bride, che prelevo con il pennello 239 di MAC per applicarlo su tutto l'occhio.
In questo passaggio si nota la polverosità di questa cialda alla quale accennavo nella review. Il secondo colore che utilizzo è Cut the Cake, che prelevo girando lo stesso pennello di prima. E vado ad applicare sui due terzi interni dell'occhio. Siccome questo look classico è molto romantico, durante tutta la sua realizzazione cercherò di mantenere il più possibile la mano leggera nell'applicazione dei vari prodotti. Il terzo colore che prelevo è First Dance, che prelevo già con il 217 di MAC per andarlo ad applicare all'angolo esterno e nella piega dell'occhio. Vedete la grande sfumabilità del prodotto, che si nota anche in fase di raffinatura della sfumatura con il 224 di MAC. Adesso è il momento dell'eyeliner ergonomico di Sephora. Come vedete ha questa impugnatura estremamente facile da utilizzare e questa punta così affusolata. L'eyeliner costa €12,90, lo trovate appunto da Sephora e ne sono entusiasta, in quanto, come si può vedere dalle immagini, è un prodotto estremamente scrivente, estremamente preciso e facile da utilizzare, del quale mi sono già innamorata. È un eyeliner di tipo liquido che comunque sia vi consiglio e del quale magari farò una review un po' più avanti, quando l'avrò testato ancora meglio. Anche qui cerco di tracciare una linea molto sottile per ottenere un effetto soft. Adesso piego le ciglia e applico il mascara, che è il solito vamp nero della pupa, e prelevo ancora una volta First Dance col pennellino a lingua di gatto per andare a delineare la rima cigliare inferiore. Stessa mano leggera per quanto riguarda la delineazione delle sopracciglia con le polveri di Essence. Dalla Mega Palette di Sephora, estraendo il cassetto inferiore, prelevo questo blush rosato e lo applico sulle guance con il pennello Disco Blush di Nive. Per quanto riguarda le labbra, ho scelto Pink Nouveau di MAC, un rossetto rosa Barbie che è tra i miei preferiti. E questo è il risultato finale. Spero vi piaccia, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e se vi fa piacere ci vediamo al prossimo video. Ciao, un bacione!